sporcizia, spaccio, incuria e degrado nei giardini di Via del Campaccio. Addirittura è stata rubata una parte della rete di recinzione. Poi ho fatto denuncia, i video sono arrivati immediatamente, hanno recintato poi con il nastro, hanno portato via un pezzo di cancello perché era già predisposto perché chi ha preso le reti prendesse anche il resto del cancello. Dunque i manutentori hanno preso l'altro pezzo di cancello che poi in seguito smonteranno. Nel frattempo rimane aperto come ho visto aperto gli ultimi 3-4 mesi sicuramente. C'è quattro entrate da questo giardino, tutte fornite di cancello, ma sono tutti sempre aperti. Il furto è soltanto uno dei problemi sollevato dai residenti. L'erba la tagliano a quando hanno voglia, no? Quando ci serve, perché a volte l'erba arriva pure più di 70-80 cm d'altezza e quando la tagliano fanno uno schifo, cioè sarebbe meglio lasciarla senza tagliare se la devono tagliare così, perché la lasciano tutta per terra e poi non pulisce nessuno in questo parco, la tagliano e tutta l'immondizia che ci sta sotto rimane per terra. I bagni ci vuole perché il pomeriggio è sempre pieno di gente. Vanno sempre all'angolo lì sotto un albero che. Anzi, gli avevo detto pure di levarlo quell'albero. Perché vanno tutti lì, i bambini vedono. Perché poi ci vanno adulti, non è che ci vanno i bambini, eh. Mancano anche le reti per le porte del campetto da calcio e una recinzione intorno all'area di gioco, ma non solo. Non si può lasciare un parco dopo averlo costruito anche bene, perché comunque questo parco è strutturato bene. Bisogna cercare di tenere una manutenzione costante e una sorveglianza costante. Significa, se non viene attenzionato, di consegnarlo agli spacciatori, come avviene. Bisognerebbe coinvolgere sia le forze dell'ordine, ma anche le associazioni di volontariato, tipo l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, con una presenza e un'attività di segnalazione.